Quanti casi di coronavirus ci sono stati in questa palestra? Zero, né tra clienti né tra i dipendenti. Palestre e piscine potrebbero riaprire a breve, si parla del 5 marzo, ma dovranno riadeguarsi a un nuovo protocollo con il rischio che questo cambi nuovamente. Una situazione di incertezza che aggiunge al danno della chiusura la beffa delle sue conseguenze sul piano della manutenzione degli impianti, soprattutto quelli che hanno anche le piscine. Al momento pare che non sia consentito l'uso delle docce, degli spogliatoi, che sia una riapertura alla fine parziale, perché si parla solo di attività di personal trainer e in piscina una distanza che è di 10 metri quadri. Quindi se questo protocollo verrà reso ufficiale, chiaramente potete ben capire che ci si deve completamente riadattare. In questo lungo periodo, certe strutture bellissime, anche all'avanguardia come questa, subiscono dei danni. Che la struttura è ferma e quindi anche le macchine stesse, non essendo utilizzate, si possono comunque più usurare facilmente. Chiaramente potete immaginare il riscaldamento non lo si può tenere acceso tutto il tempo come se la struttura fosse normalmente funzionante. Quindi noi abbiamo la piscina sotto, sale l'umidità dalla piscina e il parquet della palestra si sta tutto imbarcando e quindi avremo anche da risolvere questa problematica e poi come ben sai, insomma, i ristori a noi personalmente non ci sono arrivati.